Bella a tutti da Borkmoz, eccoci qua in questo nuovo face to face GTA 6, raga. Visto che siamo in tema in questi giorni, solo GTA 6 parlano, pure gente che non ci ha mai giocato fa reazione al trailer, raga. Si mette a piangere, non ci ha fatto manco mezza partita e la mia macchina manco cammina. Allora, face to face senza regole, raga. Mi sta a cascare pure la cuffietta. Mettiamo a posto la cuffietta che è esploso, superita, buono. Buonissimo, Dario e Sergio, se mi butti fuori ti banno fino a GTA 6. Aiuto. Oh, grazie raga, grazie. Andiamo. Tic, cioè, l'amico mio, cioè, raga. GTA 6 è diventato blu? Cosa, raga? È rosa da dietro, no? Cioè, viola, fucsia. Non ho mai capito niente, raga, mi ho sempre confuso tra fucsia, viola, rosa. Cioè, questo colore qua è fucsia o è rosa, raga? Non lo so, cioè, praticamente è rosa. Andiamo. Belli veloci, raga, questo camioncino è la miseria che è colorito. Poi, raga, nel trailer si erano visti dei colori metallizzati. Però strano, perché era tipo effetto glitter. Mamma mia. Anticlicca per favore, amico mio. Ti regalo GTA 6 quando esce, se non mi butti giù. Sì, non te lo regalo più, ma tengo tutto per me. Tutto per me questo GTA 6 Cabri 18. Solo per me. Ormai devo buttare così giù. Ok. Ah, c'è scritto pure il 6. Quindi presumo che se c'è scritto 6 su questo, gruppe 6, sarà su GTA 6. Andiamo. Sta registra, sì, meno male, regà. Andiamo. Adesso l'unica consolazione che ci abbiamo in più, oltre a fare finta che non esista GTA 6, è sapere la data del trailer 2, perché facciamo un'analisi veloce. Io sono un giocatore GTA 5, ok? Quindi io ho vissuto il primo trailer, che diceva che doveva uscire a primavera del 2013. Questo mi ricordo, eh. Poi sono andato a vedere su internet tutte le cose, raga, le date effettive. Io però mi ricordo questo. Uscito il trailer, in descrizione, se non mi sbaglio, c'era scritto in arrivo primavera 2013. Poi è stato rinviato fine 2013, infatti, a settembre. Però poi la Rockstar mi si è rimosso dalla descrizione quella cosa. Però, ritornando al discorso di prima, che intanto siamo belli primeri e caschiamo pure giù. Dai, raga, me lo concentra però. E è uscito il primo trailer. Poi esce il secondo trailer. Poi esce il gameplay, se non mi sbaglio. E dopo il gameplay ci dovrebbero essere i due protagonisti. E dopo dovrebbe uscire il trailer di GTA Online 6, teoricamente. Ma tra poco, secondo me, adesso devono arrivare le fotografie, qualche foto in più di qualche paesaggio che rilasciano. Per forza. E io parlo sempre di GTA 6, siamo sempre primeri così, raga, ve lo dico. Ma tutti i giorni. Ma non salta sta macchina? Salta con X? Ma no, forse che abbiamo saltato, non si era attivato il salto, raga. Possibile come cosa, eh? Sì, poi dobbiamo sparare a miniatura, raga. Quanti secondi? 10 secondi, da Antonini Gabriel. Da dove esce fuori Antonini Gabriel? Andiamo, raga. Ah, sì, ce l'ha appunto, raga. Porchi Italy! Ok, andiamo tranquilli. Sereni. Per il bal face to face, raga. Sta combina? Non lo so. Ma no. Idea, raga. Francolì! Fate esplodere Francolino. Sì, ma è senza regole. Io dovrei far del male a qualcuno, eh. Io dovrei, Luciano Gamer, scusami. Ok, bella Momo. Che macchinetta è bella questa.
Andiamo, andiamo, raga. Balli veloci, balli rapidi. Che GTA 6 è vicinissimo. Mamma mia quanto è vicino. È così vicino che mancano solamente 3 anni, raga. No, spero di no, un anno. Un anno. Facciamo conto che il 2023 è finito. Ci dobbiamo fare tutto il 2024, raga. E poi si spera nel 2025 inizio fine, ma quello secondo me dipende dalle cose, raga, che bisogna, che devono firmare gli altri paesi, se il gioco va bene, non va bene. Come sapete, Dario e Sergio, come sapete, in Giappone, credo che il Giappone, raga, poi se sbaglio scrivetemi tutto quanto, non è uguale GTA 5, è un'altra versione. Infatti se uno compra la versione giapponese, io non posso giocare con gli altri, gioco solo con chi ha la versione giapponese, raga. Quindi dobbiamo vedere. Ehi, 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 aiutami, Antonini. Oh, non mi rompe il cuore. No, raga, dai, non posso perdere così, che perdo 2 secondi preziosi sul secondo. Ancora primo, però no, no, raga, voglio vincere face to face, eh. Per favore. Per favore, raga. Aiuto. Ok. Allora. Poi secondo me, prima dell'uscita di GTA 6... Avete presente con Red Dead quello che era successo? Che avevano messo una pistola, raga, inerente a Red Dead, credo. Quindi dovranno mettere qualcosa, un DLC inerente a GTA 6, un qualcosa che ci starà là. Però la cosa che mi fa rabbia, raga, è solo una, non è tanto l'attesa, ma gli aggiornamenti che hanno fatto ultimamente. Cioè, pochissima roba. E poi la PS5 è bella potente per fare aggiornamenti carini. Niente. Poi dobbiamo vedere il prossimo. Dove lo faranno questo aggiornamento? Che ancora non si capisce, raga. Poi c'ha un botto di bug, raga. GTA 5. Se io voglio fare un elenco e non parte l'attività, e da problemi entra. Mamma mia. Aiuto, aiuto. E poi sta cosa ultimamente, questi bug strani degli elenchi. Una volta era tutto bello liscio, tranquillo. Secondo, chi ci sta qui? C'è qualcuno col camion rampa? No, non un bug. 3 secondi da Pasqui, Gabri. Oh, Dario Sergio. Dario Sergio è caduto, mi sa. Chi è questo? Dammi. Dammi che... No. No, raga, seconda posizione, dai. Comunque col quad ci abbiamo avuto sfortuna. Terzi, secondo. Pasqui. Ma adesso ci divertiamo, Pasqui, lo sai, sì? Pasqui, ci dobbiamo divertire. Io pure non mi sono divertito, devo essere onesto. Pasqui si è divertito, sì, perché è rimasto in vita. No, no, è caduto, è caduto, è caduto. Antonini, vieni qua. Che dite? Facciamo i buoni? Facciamo i buoni? Sì, dai, 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 facciamo un attimo i buoni. Mamma mia, che levati! Sempre in mezzo stai! Sempre! Buono, buono, raga, abbiamo recuperato un po' di posizioni, grandioso. Shotaro? No, 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 raga, oddio. Il sound è simile. Ma che moto è che c'ha lo stesso sound della Shotaro? Quel camion rampa non lo devo prendere. Piano sesti, quinti. Ma raga, la Shotaro ha il sound della Shotaro. Ah, raga, la vita, la vita. La vita dei face to face. Perché? Perché erano belli primi. Spettacolare, tutto bellissimo. Niente. Io stavo a fare lo stesso incidente di Dario. Alla fine si può tipo glidare. Mado. Vivo, vivo, superita. Dai, abbiamo perso un botto di posizioni, raga. Dove è andato?
lo vendato rimane nel balconcino. Andiamo. Ok. 15 check su 18. Non possiamo trollare nessuno con sta macchina. Oh, barcolla però, eh. Nemmeno una posizione. Grazie GTA. Grazie mille GTA. Dai, elettrica sta macchina, 6.000. Ruiner. Quinta posizione, buono. Quindi là c'è il quarto. Non mi dispiace come cosa. Wow, wow. Oh, sì, sì. Non siamo quarti? Sì che siamo quarti. Ma sì, pieno di carri armati, raga. Dopo c'è la fine. Quindi chi è il primero? Jovix. Faccio finta che sia Mozz Jovix. Se no il secondo chi è? Ball Street e Pasqui. Ah no, ma stanno tutti qua. Ma chi? La Pasqui me lo dà davanti a me. Com'è possibile che è secondo? È terzo infatti. Ah no, no, no. Siamo tutti vicini, raga. Ok, non c'è nessuno da trollare dei primeri. Ok. Sali, sali. No, un altro coro al Madonna. Dimmi che non mi viene addosso. Dimmi, dimmi, dimmi. Non male. Meno male, raga. Che cos'è? Quad? Qualcuno casca col quad, ve lo dico io. Qualcuno fa un botto di quelli micidiali, raga. Dammi sto podio. Podio, podio, mi accontento, GTA. Dammi sto podio. Corri, GTA, c'ho fretta. Dammi sto podio, ho detto. Dai che sta arrivando sto podio. Sta arrivando, sta arrivando. Grazie, podio. Secondo? Io non avevo chiesto la seconda, però mi accontento, raga. Va bene così, va bene così, raga. Andiamoci a prendere questa bella seconda posizione nel face to face di GTA 6 creato da Gamaggi. Me l'ho dimenticato. Comunque sia, se vi è piaciuto questo face to face, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci becchiamo al prossimo video. Bello.